vi chiedo di immaginare quello che ho da dirvi. Vi chiedo in particolare di visualizzare ciò che vi dirò. E nel farlo parlerò al singolare a ognuno di voi. Quindi chiudi pure gli occhi, rilassati, fai un respiro profondo se serve, in realtà serve a me, però così faccio credere sia per voi, e sii pronto o pronta a visualizzare bene tutto quello che vedremo. Allora, sei nella cucina di casa tua. Nella cucina di casa tua, in particolare davanti al frigorifero. Sei davanti al frigo, lo apri e ci trovi un enorme idrante. Dentro al tuo frigo c'è un idrante, quello rosso che usano i pompieri. E questo idrante ti colpisce con un getto d'acqua. Allora tu, barcollando, ti muovi verso il tavolo e trovi il tavolo ricoperto di birilli. Si è trasformato in una pista da bowling, pieno di birilli. Allora, doppiamente sconvolto o sconvolta, vai verso il lavandino per sciacquarti il viso con acqua fresca e riprenderti. Allora, sei davanti al lavandino, lo apri e dal lavandino esce una folata di bora. Una folata di bora che ti congela il viso. Non farti domande per il momento. Anzi, fattele, perché esce della bora dal mio lavandino? A questo punto hai bisogno di calore per sciogliere questo ghiaccio, allora vai verso i fornelli e fai per accenderli. Ma non si accendono. Allora prendi un bel sacco di carbone e lo rovesci sui fornelli tentando di accendere il fuoco con il carbone. Ma non funziona. Allora ti rassegni sul microonde, dici metto qualcosa nel microonde, riscaldo quel qualcosa e lo userò per sciogliere il ghiaccio. Quindi vai verso il microonde, tanto le cose non possono andare peggio di così. Apri il microonde e le cose vanno peggio di così. Infatti c'è esattamente uno zoo in miniatura dentro al tuo microonde, un piccolo zoo dentro al microonde. Ci sono delle giraffe, delle scimmie, un elefantino. Ok, un momento, ti chiedi, ma è solo la cucina a trovarsi in queste condizioni o magari anche il resto della casa? Allora fai un'ispezione partendo dalla camera da letto. Vai verso la camera da letto e per prima cosa controlli l'armadio. Quindi apri l'armadio e è tutto regolare dentro l'armadio? Sì, è tutto regolare, c'è semplicemente un sub attaccato ad un'enorme bombola di ossigeno, dalla quale respira. E più che il sub noti, proprio la bombola, perché è più grande del sub stesso. Chiudi l'armadio e, ok, è arrivato il momento di farsi un riposino. Quindi vai verso il letto, prendi la coperta pronto per tirarla su e distenderti, ma questa rimane incollata al letto, perché qualcuno ha cosparso lo spazio tra la coperta e il letto di dentifricio. Dentifricio che ha fatto effetto colla, quindi tu non ti puoi stendere sul letto perché è pieno di dentifricio. Allora vai verso la scrivania e dici, mi siedo davanti alla scrivania, faccio qualche respiro profondo e capisco cosa sta succedendo. Quindi ti siedi, ma non appena ti siedi, la scrivania comincia a levitare, si alza e comincia a volare via. Allora tu alzi lo sguardo e noti un'enorme massa di palloncini attaccata alla scrivania, palloncini all'elio, che quindi la sollevano. Un po' come nel film Up, ma al posto della casa dei protagonisti, c'è la tua scrivania. Ok, il nostro viaggio si interrompe qui, potete aprire gli occhi. Viaggio apparentemente senza senso, lo vedo anche dalle vostre facce, quindi grazie della fiducia innanzitutto. Ma ripercorriamo quello che è successo, ok? Siamo partiti dalla cucina, eravate in cucina, avete aperto il frigo. E cosa c'era dentro al frigo? Un? Esattamente, un idrante. Poi siamo andati verso il tavolo barcollando, il tavolo era ricoperto di birilli. Allora abbiamo scelto di sciacquarci il viso, abbiamo aperto il lavandino, ma dal lavandino è uscita una folata di? Esattamente. Poi fornelli non funzionavano, sacco di carbone sui fornelli, ma anche questo non ha funzionato. Allora andiamo verso il microonde. Apriamo il microonde, questo è bello. E cosa c'era dentro al microonde? Uno zoo in miniatura. A questo punto ispezione verso la camera da letto. Apro l'armadio e c'è la bombola di ossigeno del nostro amico Sub. Poi, perché non mi sono potuto stendere sul letto? Perché era ricoperto di? Esattamente, di dentifricio. E infine la nostra scrivania è volata via a causa dei palloncini all'elio. Ecco, questa non è una storia senza senso. Questa è la tavola periodica. Voi avete appena memorizzato inconsapevolmente, soprattutto senza sforzo, il primo elemento di ognuno degli 8 gruppi principali della tavola periodica. Non lo sapete, ma è così. Adesso ripercorriamo la storia, questa volta dandole un senso, ok? Siamo partiti in cucina, abbiamo aperto il frigo per prima cosa e c'era un idrante, idrante idrogeno, primo elemento del primo gruppo, in alto a sinistra è l'H, ma a noi non interessano i simboli. Poi siamo andati verso il tavolo dove c'erano i birilli, birilli, berillio, primo elemento del secondo gruppo. Poi saltiamo i metalli di transizione e andiamo nella parte destra. Apriamo il lavandino e esce la folata di bora, boro, terzo gruppo. Poi sui fornelli rovescia il sacco di carbone, carbonio. Nel microonde c'era uno zoo, azoto, N,
Infine, per gli ultimi tre gruppi, andiamo in camera da letto. Apriamo l'armadio e c'è la bombola di ossigeno. Ossigeno. Il dentifricio del letto rappresenta il fluoro, primo elemento del settimo gruppo, la F, e infine i palloncini all'elio rappresentano l'elio, primo elemento dell'ottavo gruppo. Ecco, se avessi avuto qualche minuto in più, vi avrei fatto memorizzare l'intera tavola periodica nello stesso modo. Purtroppo sul palco del TED ho un massimo di 18 minuti, quindi non posso effettivamente farvi memorizzare l'intera tavola periodica, perché ho altre cose da raccontarvi, però voglio darvi la dimostrazione che sia così. Quindi adesso andremo a completare il primo gruppo. Quindi chiudete nuovamente gli occhi, chiudi gli occhi, rallenta un attimo, rilassati e visualizza di nuovo tutto molto bene. Sei sempre davanti al frigo, l'hai aperto e c'è l'idrante, ok, che ti ha colpito con un getto d'acqua. Ma prima non hai notato che insieme all'acqua è schizzata fuori una batteria al litio dall'idrante, una batteria al litio, quella dei cellulari. E questa batteria ha colpito una delle uova del tuo frigo. In particolare ha colpito un uovo sodo. Un uovo sodo che si rompe, senti il rumore, crack, immaginalo. Si rompe ed esce fuori una banana particolarmente grande, che ti incuriosisce, ti avvicini, ma ti passa davanti un ladro che ruba questa banana. E poi lo stesso ladro tira fuori dalla tasca un enorme paio di cesoie, tu ti spaventi, hai paura ti possa fare del male, ma in realtà il ladro, con le cesoie, taglia semplicemente la bandiera della Francia. Evidentemente gli rode ancora per la questione della Gioconda. Quindi dall'idrante è schizzata fuori la batteria al litio che ha colpito un uovo sodo, crack, esce fuori la banana enorme. Un ladro ti passa davanti e la ruba, tira fuori delle cesoie e taglia la bandiera della Francia. Aprite gli occhi, adesso conoscete a memoria anche il primo gruppo della tavola, intero. Perché? Perché idrante, idrogeno, e fino a qui ci siamo. Schizza fuori la batteria al litio, litio, secondo elemento, che colpisce un uovo sodo, sodio, terzo elemento Na, dal quale esce fuori una banana, potassio, che viene rubata a rubidio da un ladro che tira fuori delle cesoie cesio, con le quali taglia la bandiera della Francia, francio. Di nuovo, senza sforzo, solo immaginando. Con qualche minuto in più l'avremmo completata, nello stesso modo. Perché? Perché dopo avevamo il tavolo con i birilli, i birilli potevano cadere in testa a Carlo Magno, Magnesio, che dava un calcio a qualcuno, calcio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quelle che abbiamo usato sono delle tecniche di memoria. In particolare il palazzo della memoria e il link method. Ecco, la cosa interessante è che ci sono delle persone che portano questa abilità all'estremo, andando ben oltre il loro punto di origine, che è per voi adesso che avete appena imparato queste tecniche, avete appena scoperto questo mondo. Quindi ci sono delle persone che portano all'estremo questa abilità, cimentandosi in competizioni di memoria. Gare nazionali, internazionali, mondiali, con conseguenti record mondiali. Ecco, voglio darvi un'idea di quello che alcune di queste persone sono in grado di fare, facendovi vedere alcuni record mondiali di memoria. Ad esempio, c'è una disciplina che si chiama 5 Minute Numbers, in cui i concorrenti hanno 5 minuti per memorizzare quante più cifre possibili all'interno di questa pagina. Questo muro di cifre fa quasi paura. Sono 480 cifre. Ecco, immaginate, secondo voi, in 5 minuti, quante di queste cifre sono state memorizzate? Fate una stima nella vostra mente, quante di queste cifre all'interno di 480. Ecco, il record mondiale attualmente ammonta a 630. Pardon, vi ho ingannato perché c'era anche una seconda pagina oltre le 480. 630 cifre memorizzate in 5 minuti. Questa è l'esatta foto fatta l'anno scorso al record in Germania. Poi ci sono altre discipline, per esempio quelle delle carte. C'è Hour Cards, in cui i concorrenti devono memorizzare quanti più mazzi di carte possibili in un'ora. Il record mondiale attualmente è di 35 mazzi e 9 carte, 9 carte del 36esimo. Evidentemente non ha fatto in tempo. Ma attenzione, non la prima carta di 35 mazzi, l'ordine esatto di tutte e 52 le carte di 35 mazzi più 9. Un totale di 1829 carte memorizzate correttamente in un'ora dalla prima all'ultima. Chiaramente un serial killer. Poi c'è un'altra disciplina, Speedcards, in cui i concorrenti devono memorizzare questa volta un singolo mazzo di carte, 52 carte da poker, più velocemente possibile. Il record europeo questa volta, per restare umili, per non spaventarvi troppo, ma mi sa che è troppo tardi, è di 15 secondi e 12, 15 secondi per memorizzare un intero mazzo. Attenzione, è difficile fisicamente scorrerlo un mazzo di carte in 15 secondi, e scorrerle e vederle una ad una. Io ci ho provato, ci sono riuscito, però è difficile perché devi anche essere veloce con le dita. Ecco, e visti questi record, la domanda che sorge spontanea è: ma perché? Perché cimentarsi in qualcosa di così apparentemente inutile, ripetitivo, fine a se stesso?
al di là del come, la cui risposta è più semplice perché usano le stesse tecniche che abbiamo visto prima, che avete visto funzionare su di voi, insieme a tanto allenamento, tanto talento, il tutto messo insieme porta a questo. Però tu memorizzi 35 mazzi in un'ora, io arrivo in 5 minuti, te le mischio, chi vince? Personalmente sono molto più interessato all'aspetto pratico di queste tecniche, come abbiamo visto prima con la tavola periodica, come può fare uno studente con le date di storia, gli articoli di codice, i termini anatomici, i nomi delle persone, un discorso. Io in questo momento sto usando il palazzo della memoria per ricordare questo discorso. Così so esattamente in ogni momento cosa devo dire, non ho paura di scordarmelo. Posso anche rilassarmi, concentrarmi sulla gestualità e su tutto il resto. Aspetto pratico, utile, non ripetitivo e fine a se stesso, senza offesa per chi compie queste gesta. Comunque, preso dall'esperimento, dai record, non mi sono presentato, per cui lasciate che mi presenti. Io sono Andrea Muzzi e attualmente sono campione mondiale di memoria. I record che avete visto prima sono miei, li ho fatti io. Non potete dire che io vi abbia ingannato perché non ho mai detto di non esserlo. Questo sono io in Germania l'anno scorso davanti al record mondiale di 630 cifre. Questo sono io nel 2019 in Cina davanti al record mondiale di 35 mazzi, c'è scritto 1829 che sono le carte memorizzate al PC, ai campionati mondiali in Cina del 2019, che ho vinto. Sono stato umile fino adesso, lasciatemi riprendere un attimo quello che sono. E infine questo sono io, sempre l'anno scorso in Francia, davanti al record del mazzo di carte. Quello che ho in mano è un timer che segna 15 secondi e 12. Ecco, quella di prima non era umiltà riguardo al record europeo, è che c'è un ragazzo asiatico che ha fatto 12 secondi. 12. Non ho ancora scoperto dove abita. E a questo punto potreste voi chiedere a me, ma perché? Perché fare qualcosa di così apparentemente inutile e ripetitivo? Ecco, in realtà io una risposta alla domanda perché ce l'ho, ed è un'altra domanda, ovvero quanto oltre possiamo spingerci con la nostra mente? Quanto oltre possiamo andare rispetto al nostro punto di origine in qualcosa di così estremo, specifico? E nel provare a dare una risposta a questa domanda, voglio iniziare facendovi vedere il mio punto di origine, dove sono partito quando avevo appena imparato la conversione fonetica, che è la tecnica che si usa per ricordare i numeri. L'avevo appena imparata e mi sono subito cimentato nella memorizzazione di numeri. E fortunatamente ho anche documentato il tutto su un quaderno scrivendo, poi l'ho ritrovato e l'ho portato qui per voi nelle slide. Quindi avevo appena imparato questa tecnica e in poco più di 5 minuti, quante cifre ho memorizzato? Ne ho memorizzate 24 su 26, lo vedete evidenziato, quella sopra è la tecnica. In 5 minuti, attenzione, 24 su 26, sono due numeri di telefono e mezzo, con anche due errori. Qualunque essere umano con la memoria naturale ci può riuscire. E non avevo 5-6 anni, ne avevo 17. Ho iniziato relativamente tardi, adesso ne ho 22, ok. Peggior battuta che potessi fare? Fatta. Così almeno ce le togliamo subito, ok, non me le fate voi. Poi ho fatto un altro tentativo, 40 cifre su 40, vai, però sempre in 5 minuti e mezzo, più di quanto ci ho messo a fare 630. E poi ho continuato, tra alti e bassi, potete vedere qualche faccina triste, con tanti errori, qualche punto esclamativo contento del mio settimo giorno di pratica, con 40 cifre su 40 in 2 minuti, però a livelli ancora bassi. Ecco, e guardandomi indietro, guardando questa strada percorsa dal punto di origine ai record, questo miglioramento, trovo tutto questo estremamente motivante, quasi addictive, che crea dipendenza. Perché? Perché ogni volta io pensavo di essere vicino al mio limite. Ogni volta pensavo che il mio limite fosse dietro l'angolo, ma ogni volta mi sbagliavo e lo superavo. E man mano che miglioravo, si spostava in avanti con il mio miglioramento, la mia idea di limite, che quindi non è mai stata reale. E più andavo avanti, più strada facendo ne avevo conferma e lo capivo. E poi cosa posso fare? Posso proiettare questo miglioramento fatto, quindi guardandomi indietro, in avanti. Perché se ogni volta io pensavo di essere vicino al mio limite, ma ogni volta mi sbagliavo, posso chiedermi quanto ancora avanti può andare tutto questo. E quindi alla domanda quanto oltre possiamo spingerci con la nostra mente, non c'è una risposta. Non c'è una risposta precisa, non ci può essere. E questo è il punto. Io posso solo sapere dove il limite non è, spingendomi ogni volta oltre. E questo è ancora più motivante. È una ricerca infinita verso l'estremo, infinita, di cui non si conosce la fine. E io ho usato questo pretesto delle gare di memoria per non restare fermo alla mia origine, andando poi a proiettare questo miglioramento e quest'idea di limiti in altri campi della mia vita, iniziando a chiedermi se ci fossero altri campi, altre situazioni nelle quali mi ero autoimposto dei limiti o mi ero fatto imporre dei limiti del tutto superabili.
Ecco, per concludere ci sono tre punti, tre concetti che vorrei arrivassero. Al di là del fatto che adesso sapete che potete letteralmente ricordare qualsiasi cosa con le giuste tecniche. Il primo punto l'abbiamo appena visto, riguarda i limiti, che sono quasi sempre non reali, autoimposti, ma lo capiamo solo strada facendo, solo una volta che abbiamo iniziato. Il secondo punto in realtà è una domanda, ed è quante cose ci perdiamo, quante cose non iniziamo solo perché non pensiamo di esserne in grado, perché non sappiamo se ne valga la pena, perché non so se sono portato. Ecco, io ero quasi in quella situazione, perché quando ho iniziato non avevo la minima idea di poter raggiungere questi risultati, volevo solo migliorare nello studio. Però ho fatto un primo passo, un piccolo primo passo senza troppe aspettative. Poi ne ho fatto un altro ancora, come avete visto dalla foto, ma avrei potuto non farlo, frenato da chissà chi, da chissà cosa. Quindi la domanda che vi lascio è: quante cose ci perdiamo frenati dal nulla? Cose in cui potremmo potenzialmente arrivare anche molto lontano, per poi proiettare questo miglioramento in altri campi della mia vita, iniziando a migliorare a 360 gradi. Il terzo punto è che il miglioramento, sia specifico in un campo, come in questo caso, sia più generale di nuovo di noi come persone, è una macchina che si può autoalimentare nel giusto mix di guardare avanti e guardare indietro, proiettando in avanti i miglioramenti fatti e quelli non ancora fatti. Per cui può essere una macchina che si autoalimenta, ma deve prima essere messa in moto. E questo dovete farlo voi. Quindi, di qualunque cosa si tratti, grande o piccola, anche se non avete idea di dove vi possa portare, fate il primo passo, fate quel piccolo primo passo, altrimenti non scoprirete mai quanto lontano potete arrivare. Grazie.